ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo nuovo episodio di Until Dawn. Memento Mori, siamo al primo, diciamo, episodio, il primo capitolo, ragazzi. Ancora lui? Ok, era quello del prologo. Ok. Interessante per ora. Ok. Diligente, la migliore amica di Anna, premurosa, avventurosa. Continua. Ok. Ehi. Di solito negli horror non bisogna mai dirlo questo. Però vabbè. Sam, sentiero per la stazione della funivia 2102. Ok. Va bene. Tutorial, usa la levetta destra per muovere la visuale. Ancora? Ma lo so benissimo. Cioè, me l'hai spiegato nel prologo. Vabbè. Amen. No, eccoci qua. Tutorial, usa la levetta destra per guardarti intorno. Gli oggetti che brillano. Ma me l'hai già detto. Basta. The gate boosted. Club over. Ok. Oh, cosa? Dannazione. Ok, scavalca. Va bene. Scavalchiamo. R2. RS in su. Ma se ti ha detto che è rotto, devi scavalcare. Sei un po' mongolina, eh? Vabbè. Issati. Ok. Veloce e sicura. Sicura. Andiamo su per il sicuro, va. Attenzione. Ok. È rischioso perché arrampicati e salta. Salta. Ok. No, non moriamo subito. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Ora buttati giù, va. Okay. Questa roba qua che viene seguita da qualcuno è un po' creepy, diciamo, Ok. Ci siamo, andiamo. La musica ci sta. Oh, lo scoiattolo. Quando dicono non muoverti, compare sullo schermo. Tieni il controller wireless il più fermo possibile. Ok, io lo tengo fermo. Carino. Ok. Ciao ciao. Va bene, sappiamo anche questo. R1, se non sai come procedere, consenta. Ah, consulta, ok. Quindi con R1, obiettivo, dirigiti alla stazione. Ok, va bene. Va bene, tutti sti tutorial, ragazzi, ormai li abbiamo capiti. Ok. Il cartello cosa dice? Ah, ecco qua. Oh, bello. Oh, bello. Allora, popolazione indigene e profezie della farfalle. Le tribù che un tempo abitavano queste montagne credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie. Il colore della farfalla indicava la natura della profezia. Morte, le farfalle nere. Pericolo, le farfalle rosse. Perdita, le farfalle marroni. Guida, le farfalle gialle. E fortuna, le farfalle bianche. Ok, interessante. Buono sapere, sì, ragazzi. Anche un po' creepy. Ah, no, non di nuovo questo. I manufatti a forma di totem. Raccogli un totem e ruotalo per rivelare una farfalla colorata e una premonizione di un possibile futuro. Ok, andiamo. Sarà divertente, vero? Gira, gira. Ok. Totem guida. Ok, va bene. Grazie, totem. Il futuro è incerto, che la profezia sia vera o meno dipende dalle scelte che compirai. Vabbè, questo l'avevamo capito. Tutorial, premi il tasto R1 in qualsiasi momento per visualizzare. Vabbè, chi se ne frega dei totem raccolti? Ormai lo so già. Oh, uno zaino. Chris, ci sei? La tua borsa è qui, dove sei? Boh. Non è che sei nella borsa? Bene, che cos'è che abbiamo qui? Non è che sei nella borsa. Vabbè, il cellulare. Spia? Spiamo. Farfalla, attenzione. È una decisione importante. Guarda un po' chi c'è. Ashley, one new message. Oddio! Chris!
Dio santo, mi ha fatto prendere un piccolo colpo. Ha una cotta per Ashley, protettivo, spiritoso e metodico. Va bene. Mi hai spaventato. Scusa, sei la mia segretaria? Stava vibrando. Bene, ehi. Grazie per la notizia. Ora ci penso io. Un po' incazzato. Oh, ehi. Ho trovato una cosa niente male. Un totem? Non te lo dico. Devi vedere da sola. Vieni, di qua. Andiamo. Dove? Proprio qui. Vedrai che roba super. Ok. Seguiamolo. Aggiornamento di stato. Immagino che sia il salvataggio automatico. Qua sopra. Wanted. Indizio trovato. Guarda qui. Milgram Victor. Secondo te il ricercato verrà a farci visita? Boh. Qualcuno deve averci pensato. Andiamo, questo posto è quasi sempre deserto. Nessuno viene quassù. Tada. Tada, cosa? Niente male, Già. Andiamo, guarda queste bellezze. Bellezze che cosa? Non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno qui? Che intendi? Che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto il padre di Josh? No. Lui si crede tipo Grizzly Adams. Grizzly Adams, ok. No, fai pure tu, Grizzly. Va bene, si spara, bene. Che bello. Andiamo. Certo che lasciare comunque un'arma così a random lì è proprio la mossa più intelligente, però vabbè. Oh, si può anche sparare. Ok. E come sparo? R2. Ah, ok. Oh, va bene. Aiuto, eh. Ah, beh, così non è che poi è serio, nel senso. Ok. È tipo, entra nel mirino, quando è blu puoi sparare. Ok. Wow, bel colpo, Tex. Bel colpo, Tex. Sono un vero. Ma che cazzo? Secondo me è un chiaro caso di fortuna del principiante. Chiaro caso di fortuna proprio, del principiante, ragazzi. Ci sta. Ancora? Guarda, chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino. Beh. No, lo scoiattolo no, però. No, vabbè, dai, lo scoiattolo no. Lo scoiattolo no, ragazzi, no. Quello non gli spariamo. Bel colpo. Ti ho appena fatto il culo. Ok. No. Ehi, cecchino, arriva la funivia. Arriva la funivia, aspetta, perfetto. Ci sto prendendo la mano. Fottiti. C'è la funivia. Ok. Perfetto. Ok. Aggiornamento di stato. Vabbè, ok, ho capito, è il salvataggio ormai. Oddio. Cazzo, certo. Certo cosa? Davvero strano ritrovarsi quassù dopo un anno. Già, sono arrivata qui e tutti Ehi, strano. È chiusa? Josh voleva tenerla chiusa. Tiene fuori la gente. Ha detto così? Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Ok. Vabbè, l'apriamo noi. Perfetto. Volete? Un vero gentiluomo. Grazie. Ok. Immagino che bisogna fare qualcosa, vero? Proviamo ad andare dentro. Credevo la cabina fosse più vicina. Dovremmo aspettare. Ok. Hotel and Sanatorium, ok. Che posto strambo. Per una mente e un corpo sani. Anche per dei ricconi. Non sono così ricchi. Hanno solo una montagna. Ok. Ok. No, però devo dire, sfarfallio molto buono, televisore proprio perfetto. Vabbè, non si muove più. Ah, sta arrivando anche la funivia, immagino. Andiamo ragazzi. Eccola qua che arriva. Permesso, posso entrare? Grazie mille. Andiamo su. Finalmente, vieni. Volevo restare qui a schiacciare un pisolino, ma... Ok. Le battute.
andiamo. Entra. Come al ballo della scuola. Come al ballo della scuola. Si comincia. Sì, l'avventura ha inizio. Ah, spero sia stata la scelta giusta. Beh. Perché? Sai, ritrovarci tutti insieme per l'anniversario. L'anniversario della morte, poi, cioè... Che ci ritrovassimo. Vabbè. Già, sì, è felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene, bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, no, è stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. Senti, basta parlare del passato, godiamoci il viaggio. Sai cosa, hai ragione. Godiamoci il viaggio, wow. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Ci ignoravamo completamente. Ok. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti, dove ero seduto io. Ok, e così sono finito dietro. Ok. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. E siamo diventati amici, fino a oggi. Wow, le storie, ragazzi. Se fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno, chi lo sa? Le storie. Su questa funivia da sola, proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Effetto farfalla. Eccolo qua di nuovo, l'effetto farfalla. Ok, che succede? Siamo arrivati? Ah, c'è già un'altra persona. Jess. Madonna, la faccia. La nuova ragazza di Mike, fiduciosa, irriverente, sicura di sé. Ok. Oh, cavolo, cavolo. Arriva qualcuno. Vediamo chi è. Ok. È comunque bello la cosa che si possono controllare tutti i personaggi, bene o male, ci sta. Cos'è stato? Jess, ehi! Hey. Jessica, siamo qui! Vi piace farlo in posti strani, per caso? Madonna, siamo le battute. Siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? Per favore. Ok. Aperto. Sono vista brutta, altri 10 minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Beh. Che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Wow. Ehi, Chris. Faccio come mi ha insegnato Sam. Considero gli affari personali degli altri come i miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidenti. Ok. Sembra che qualcuna abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse, Michael Monroe. Chris. Cavolo, mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Chissà. Ok, va bene. Ridammela. Spiega, dai, spiega. Mike e Emma hanno rotto. Ora lui sta con me. Wow, tragedia. Non direi. Tutto facile, fuori Emma, dentro io. Beh. Normale, no? Va bene, cazzoso sta qua comunque. Ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti. Io resto qui ancora un po'. A vedere se arriva qualcuno. Intendi Mike? Cosa? Ma no, dicevo chiunque. Mike. Sam. Visto che panorama. Sì, è un bel panorama. A volte mi scordo di fermarmi a ammirare queste cose. Sì, beh, di certo non è brutto, però. Altri due personaggi. Emily, l'ex di Mike. Intraprendente, persuasiva e intelligente. Ok, e il prossimo chi è? Matt. Matt, il nuovo ragazzo di Emily. Determinato, ambizioso, attivo. E non c'è mai un facchino quando serve. Madonna, che stronza già. Ok. Andiamo a vedere un po'. No, i brividi. Hai brividi? Cazzo, succede. No, voglio dire, mi sento a disagio. Oh, capito. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti qua. Voglio dire, cosa pensi che... Oh, madonna santa, beata. Che bastardo. Mike, l'ex di Emily.
Intelligente? A me sembra un coglione. Vabbè, motivato e persuasivo. Va bene. Ragazzi, Michael! Davvero? Avresti dovuto vedere le vostre facce. Cazzo, mi viene da prenderti a pugni. No, faresti bene. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Niente violenza, dobbiamo solo divertirci. Siamo in una foresta, è paurosa. Siamo in una foresta, dobbiamo divertirci. Che lo gran cazzone. Lo spirito della situazione? Sei scemo o cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Em. Non fare così. Così come? Così, come fai tu. Alla fine fai sempre così. Siamo tutti amici qui, dai. Michael, lasciamo perdere, altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana, e lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti, ok? Matt, sì, ho capito. Ci sta. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? A posto. A posto. Adesso vi bacerete pure? Oddio, vabbè. Sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... no, meglio che vada a dare un'occhiata alla funivia. Ok, ma quanto è cazzone sto qua? Bene. A dopo. Ma quanto... Quanto è cazzone, veramente? Ah, merda. Cosa? Puoi portarli per il resto della... I bagagli? Sì. Tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare. Ci siamo quasi. È importante, Matt, ti prego. Madonna, che stronza. No, no. Vieni con me, dai. Em, sinceramente non penso che dovresti scendere da sola per il sentiero. E perché mai? Fa freddo e sta diventando buio e... Hai intenzione di proteggermi dal buio? Lasceremo la roba qui e verrò con te. Ci sta con idea. Non ce l'ha un po' nessuno. Matt, mi prendi in giro. Non puoi lasciarmi sola neanche per 5 minuti. Non ti fidi di me. Ma non è per quello. Perché non mi ascolti? Okay. Devi sempre controbattere su tutto quello che dico. Scusami, volevo solo essere gentile. Se vuoi essere gentile, vedi di portare tutto quanto alla baita più in fretta che puoi, che ok? Stronza. Che stronza. Ok. Va bene. Come vuoi. Grazie. Ci vediamo su dopo che ho trovato Sam. A fra poco. Che grande stronza che è sta qui. Mamma mia. Mamma mia, bisogna essere veramente stronzi, Mi sa che la usiamo poi, vero? Ok. Chi è questa qui? Ashley. Ha una cotta per Chris. Schietta, curiosa, accademica. Ok. Baita degli Washington, 21:32. Wow. Oddio, è un po' fastidiosa sta roba. Oh. Ma si può vedere una persona là? Non riesco a capire chi è, ma vabbè. Oh, ehi. Ehi, là. Qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole, forse. Non si dice ogni lasciata è persa. Eh beh. Ci manca solo che si baciano. Oddio! Ehi! Oh. Ehi, wow! Scusami. Ash, non ti volevo spaventare. Mamma mia, Matt! Un po' volevo spaventarti, okay. Ma spaventarti poco, non per davvero. I fottuti jumpscare. Ehi, wow! Mi dispiace, Ash, davvero. Wow, i fottuti jumpscare. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Glielo diciamo? Dai un'occhiata, va? Certo, fai pure. Vedrai che bellezza. Bene. Figlio di... Sul serio, Emily? Ma che cazzo? Dai, non è come sembra. Non è come sembra? Forse... Con Em non è mai come sembra? Mai? Non lo so, io... Oh, maledizione! Matt! Beh... L'abbiamo ripagato per il jumpscare del cazzo. Va bene ragazzi, direi che per questo episodio di Until Dawn è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.